zona bassa della schiena. Questi esercizi sono indicati per andare a rispondere a una domanda che mi è stata fatta su internet e quindi voglio proporvi un piccolo riscaldamento per andare a preparare questa zona del corpo. Andremo a vedere 5 esercizi in particolare che vanno eseguiti in sequenza. Il primo è una semplice antero e retroversione del bacino. Quindi cosa significa? Che da questa posizione andate a fare 10 di questi movimenti. Ruoto il bacino e poi vado a contrarre i glutei. Ruoto e vado a contrarre i glutei. Il movimento va sempre eseguito in maniera lenta e controllata ed eseguo 10 ripetizioni. Fatte queste 10 ripetizioni, mi metto a terra e vado a fare un classico esercizio di prevenzione e di rinforzo della muscolatura del corpo e dei paravertebrali e vado a sollevare, mantengo due secondi la posizione e mi riabbasso. Eseguo 10 movimenti da una parte e poi 10 movimenti dal lato opposto. Importante mantenere, stabilizzare la posizione per almeno 2 secondi. Eseguite queste 10 ripetizioni, vado a fare un altro esercizio per andare a mobilizzare tutte le vertebre, quindi un esercizio che prende il nome di dorso del gatto. Da questa posizione inspiro, sollevo la parte alta del dorso e poi butto fuori l'aria. Inspiro, sollevo il dorso, mantengo anche qua la posizione per 1-2 secondi e poi mi riabbasso. Anche di questo esercizio eseguo 10 ripetizioni, dopodiché passo a fare un altro esercizio sempre di mobilizzazione del bacino e vado ad eseguire delle inclinazioni del busto, quindi un po' simile all'esercizio dello stacco rumeno. Quindi da questa posizione inclino il busto in avanti andando a ruotare il bacino, vado a fare quindi un'antero e retroversione del bacino. Ovviamente l'inclinazione sarà tanto maggiore quanto più sarete sciolti e flessibili in questo movimento. Chi è rigido farà l'esercizio in questa maniera e va benissimo. Ovviamente il movimento parte dalla rotazione del bacino, che mi risollevo, mi abbasso e mi risollevo. Ottimo esercizio anche questo per mobilizzare il bacino. L'ultimo esercizio che andiamo a fare, anche di questo facciamo 10 ripetizioni, un altro esercizio che facciamo è un lavoro sempre di mobilizzazione del bacino in questa maniera. Vi mettete sui talloni e da questa posizione rimanete su un solo tallone e poi passate all'altro. Vado così. Anche qua c'è un movimento oscillatorio del bacino. Lo eseguite in maniera lenta, spingete, sollevate e poi vi riabbassate. Di questo anche andate ad eseguire 10 sollevamenti da una parte, 10 sollevamenti dall'altra parte. Quindi eseguiamo questi 5 esercizi che abbiamo visto in successione e li ripetiamo per almeno 2-3 volte. In questa maniera riusciamo a fare un riscaldamento di 5-10 minuti specifico per la zona bassa della schiena e per tutta la nostra colonna vertebrale. Spero che questo video possa essere stato d'aiuto e ci vediamo in una prossima occasione con altre, per andare a rispondere ad altre vostre domande. Grazie per avermi seguito anche oggi.